Infiltrazioni mafiose nel comune di Stilo, il Consiglio dei Ministri ne dispone lo scioglimento. Reggio Calabria, due misure di custodia cautelare eseguite dalla Guardia di Finanza. I reati sono associazione a delinquere finalizzata alla bancarotta e riciclaggio. La Locride saluta Michele di Bari, tante le autorità civili e religiose, ma anche semplici cittadini presenti all'incontro con il prefetto. Le vicende dell'ASP di Reggio Calabria portate alla ribalta nel programma Le Iene provocano la reazione di Mesiti, sono assolutamente estraneo ai fatti in contestazione. Montalbano diventa realtà, arrestato a Reggio Calabria il ladro di merendine. Processo Gota, parla il collaboratore di giustizia Maurizio Avola, nel gruppo di fuoco anche il boss Messina Denaro. Benvenuti a questa nuova edizione del TG di Telemia. In apertura parliamo del comune di Stilo, è stato infatti disposto lo scioglimento da parte del Consiglio dei Ministri per infiltrazione mafiosa. Sentiamo. Su proposta del Ministro dell'Interno Matteo Salvini, tenuto conto che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che espongono il Consiglio Comunale di Stilo a compromissione del buon andamento dell'attività amministrativa, a norma dell'articolo 143 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267, il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo scioglimento per un periodo di 18 mesi, affidandone la gestione a una commissione straordinaria. Un iter durato 6 mesi da quando giunse nell'agosto del 2018 la commissione d'accesso agli atti inviata dal prefetto di Reggio Calabria Michele Di Bari su delega del ministro degli interni con commissari Filippo Postorino e Eugenio Carmelo Barillà. Completati i primi 3 mesi di accertamenti, la commissione è ricorsa ad altri 3 mesi per approfondire meglio lo status del comune. Non se ne può più, aveva sbottato Giancarlo Miriello, sindaco di Stilo. Siamo stanchi. Altri 3 mesi continuano a rallentare l'attività amministrativa, anche se a dire il vero non ci fermiamo mai e l'impegno è sempre lo stesso, costante, come abbiamo sempre dimostrato. I problemi nel nostro territorio non mancano mai e non possiamo stare fermi. Stiamo appaltando lavori e intervenendo sulla strada della Cattolica. Poi, per la depurazione abbiamo avuto un acconto di 40.000 euro del 1.070.000 stanziato dalla Regione Calabria e 100.000 euro per la rete idrica. A comunicare la notizia dello scioglimento è lo stesso sindaco Miriello, che con una breve nota ha dichiarato: sono fermamente convinto di aver operato in tutti questi anni aspettando la legge e avendo come primo obiettivo il benessere dell'intera comunità stilese. Ognuno si deve prendere la responsabilità per aver fatto cadere su Stilo un'onta così grave, mai vista nella sua storia. A Stilo il prefetto di Bari ha affermato che Stilo è un'isola felice e dopo un mese ha mandato la commissione d'accesso agli atti. L'amministrazione da me guidata ha sempre dimostrato concretamente con atti ufficiali e non a parole di essere lontana da ogni logica criminale e ancora più da ogni logica mafiosa o di criminalità organizzata. Sono in attesa delle motivazioni, consapevole di poter dimostrare nelle sedi opportune la legittimità dell'azione amministrativa messa in atto in questi anni da qualsiasi ingerenza che ci può essere. L'unica cosa che probabilmente avrà dato fastidio a qualcuno, crede Miriello, l'aver affidato il monastero di San Giovanni Terestis il Nuovo a una comunità di ortodossi. L'ho fatto, ha riferito, in sintonia con quanto sta predicando Papa Francesco, perché la Chiesa è una. E poi, con questa mia decisione, specie in questo periodo di Pasqua ortodossa, ritornata nella nostra tradizione, ho notato un incremento di turisti, specie in occasione del Vespro Pasquale alla Cattolica e la processione che ne è seguita. Perché sono manifestazioni che portano lustre al paese di Stilo. Si ritorna alle origini, come dicevi tu, perché Stilo era sotto dominio dei monaci un tempo, quindi si ritorna al passato perché noi ci teniamo alle nostre radici. Miriello ricorda il proprio impegno e quello della sua amministrazione nella lotta all'abusivismo, all'abbattimento delle villette costruite sulla spiaggia di Contrada Burrao e al ripristino dell'acqua nelle contrade di Nepotino e altre, che gli sono costate l'incendio della propria casa di campagna.
Di sicuro non ci si aspettava tale epilogo, anche perché prima dell'arrivo della commissione d'accesso, il prefetto Michele Di Bari aveva convocato a stilo il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e nella stessa giornata era stato celebrato il Consiglio Comunale Aperto in cui avevano portato la solidarietà al sindaco Mirriello per l'attentato subito il vescovo di Locri Gerace, Francesco Oliva, i sindaci del circondario, il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio e molte altre personalità. Stilo non è una cittadina che ha una storia di 'ndrangheta, per capirci. È una cittadina che si rappresenta nel mondo come una cittadina appunto civile, di tradizioni culturali, con un patrimonio culturale importante. L'amministrazione comunale, dopo aver vagliato le motivazioni dello scioglimento, sicuramente intraprenderà un ricorso al TAR. Associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio, alla bancarotta e alla frode fiscale. Sono questi i reati contestati che hanno portato a Reggio Calabria all'esecuzione di due misure di custodia cautelare da parte della Guardia di Finanza. Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, con il supporto del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza su richiesta di applicazione di misura cautelare emessa dall'ufficio del giudice per le indagini preliminari, che dispone l'applicazione nei confronti di Morabito Vincenzo, classe 68, della misura della custodia cautelare in carcere e di La Rosa Giusi, classe 81, della misura interdittiva, poiché ritenuti responsabili a vario titolo dei reati inerenti alla bancarotta fraudolenta, l'omessa dichiarazione, l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, il riciclaggio, l'associazione a delinquere e inoltre l'occultamento, la distruzione di documentazioni contabili, il tutto commesso in circostanze aggravanti per essersi tra loro associati con altri soggetti allo scopo di commettere una serie di delitti in materia tributaria, di bancarotta fraudolenta e di riciclaggio. Contestualmente è stato eseguito anche un decreto di sequestro preventivo d'urgenza emesso dalla stessa direzione distrettuale nei confronti di Strangi Girolamo, classe 44, Rossini Demetrio, classe 73, Leonardo Immacolata, classe 67, nonché di La Rosa Giusi, classe 81, che dispone provvedimenti cautelari e reali su un patrimonio, questi ultimi riconducibili, ubicati nella provincia di Reggio Calabria, ma anche di Siena, Milano, Roma, Catania e Vicenza, il cui valore è stimato in complessivi 5 milioni di euro. Le misure cautelari costituiscono l'epilogo delle indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza sotto il coordinamento della Procura della Repubblica. Si tratta di imprese operanti già nel settore del commercio di elettrodomestici e di apparecchi televisivi, la GTM.com, SAS di Tavani Domenico, la Software SRL, la FD Electronic SRL e la GISA SRL. Le investigazioni svolte hanno permesso di rilevare l'esistenza di una struttura organizzata composta da 10 responsabili, dotata di un meccanismo ben collaudato, posto in essere con lo scopo preciso di evadere le imposte in modo fraudolento e sistematico, sia attraverso l'emissione e l'utilizzo di fatture relative ad operazioni inesistenti, sia attraverso l'omessa dichiarazione dei redditi prodotti. Inoltre, il sodalizio diretto dal Morabito distraeva o dissipava le merci e i beni aziendali, nonché le relative disponibilità finanziarie. L'attività investigativa ha svelato frequenti contatti tra Morabito Vincenzo e Strangi Girolamo, afferenti a flussi finanziari giustificati da rapporti commerciali. Tali trasferimenti effettuati anche in materia frazionata per eludere la normativa antiriciclaggio e ostacolarne la provenienza delittuosa venivano così ripuliti diversi milioni di euro. Per quanto accertato, ravvisando la sussistenza delle esigenze cautelari, il GIP del Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha disposto le misure in ordine. In relazione alle attività e facendo proprie le direttive impartite dall'ufficio della Procura, i militari inoltre hanno anche individuato patrimoni illecitamente accumulati. I finanzieri hanno infatti nel dettaglio ricostruito le acquisizioni patrimoniali dirette e indirette effettuate dagli indagati negli ultimi 22 anni, per tutto l'arco temporale intercorrente dal 1997 alla data odierna, accertando l'effettiva esistenza di una rilevante sproporzione tra il profilo reddituale e quello patrimoniale.
Per tale motivo la Procura della Repubblica, la Direzione Distrettore Antimafia di Reggio Calabria, ha emesso nei confronti di Strangio Girolamo, classe 44, Rossini Demetrio, classe 73, Leonardo Immacolata, classe 67, nonché di La Rosa Giusi, classe 81, provvedimento di sequestro preventivo d'urgenza sul patrimonio, questi ultimi riconducibili, costituito nel dettaglio da 5 imprese, quote di capitale di 4 società commerciali, 25 fabbricati, 2 terreni, un veicolo e disponibilità finanziaria, il tutto per un valore complessivo stimato in circa 5 milioni di euro. La caratura criminale, inoltre, di Morabito Vincenzo e Strangi Girolamo, nonché la loro vicinanza alla criminalità organizzata presente sia sul versante tirrenico reggino, relativo alle cosche Bellocco, Piromaglia e Rugolo, che nel centro cittadino, con le cosche De Stefano e Tegano, è emersa in diverse operazioni di polizia. Nello specifico, infatti, Morabito Vincenzo, definito da un collaboratore di giustizia uno dei più grandi truffaldini che abbia conosciuto nella storia della terra, è stato inoltre coinvolto nell'operazione denominata Il Principe. Centinaia di litri di gasolio sono finiti nel canale portuale di Gioia Tauro. Il liquido è fuoriuscito dalla nave MSC Martina, che era impegnata nelle operazioni di travaso da un deposito all'altro. Subito intervenuti la capitaneria di porto e i rimorchiatori, che hanno installato panni assorbenti impedendo che il gasolio si allargasse nel porto. E ora cambiamo argomento, perché ieri la Locride ha salutato il prefetto Michele di Bari. Una folla gremita, composta da autorità civili e religiose, ma anche semplici cittadine, ha accolto il prefetto. È stata l'aula magna del seminario vescovile di Locri, alla presenza del vescovo Monsignor Francesco Oliva, di sacerdoti, di quasi tutti i sindaci della Locride, del presidente del tribunale e del procuratore capo di Locri, dei massimi esponenti delle forze dell'ordine della città metropolitana, ad ospitare ieri pomeriggio Sua Eccellenza il prefetto Michele Di Bari, che ha salutato per l'occasione i convenuti in rappresentanza della parte positiva del territorio, ricevendo grandi espressioni di apprezzamento e di vicinanza istituzionale. In tanti hanno evidenziato l'elevato livello culturale e professionale del prefetto, amatissimo dalla popolazione onesta del territorio per la sua grande sensibilità e umanità, dimostrata in più occasioni. Un grande uomo che ha segnato positivamente la storia della Locride e della città metropolitana, per le proprie iniziative tese alla massima tutela della legalità e delle fasce deboli della società stessa, e per la lotta incisiva condotta contro la criminalità organizzata, ma anche contro la mentalità distorta della mafia, dei colletti bianchi. Come amministratori di questa città abbiamo sentito la vicinanza del prefetto su tutte le problematiche, su momenti positivi e negativi, e abbiamo sentito vicino a Eccellenza la macchina dello Stato, quella che si chiama macchina Stato, che dovevano interagire con le forze dell'ordine sulle varie vicende amministrative e politiche di questa città, di questo comprensorio. Questo per noi amministratori, che siamo amministratori di un territorio molto difficile, ambiguo anche per certi versi, è stata una presenza importante, un segnale importante. Abbiamo trovato un amico nel prefetto, abbiamo trovato e avuto la possibilità di confrontarci, e abbiamo visto il prefetto presente su tantissime cose, dalle situazioni di calamità naturali a momenti importanti quali la visita del Presidente della Repubblica e la giornata nazionale in memoria e in ricordo delle vittime innocenti di mafia con Don Ciotti, ma soprattutto abbiamo visto il prefetto vicino in quella che è la criticità più importante e più fastidiosa del territorio, che è appunto il problema dell'ospedale. Attraverso il tavolo convocato dal ministro, appunto dal ministro Lorenzini in prefettura, che poi il prefetto ha convocato più volte, e diversi incontri, il prefetto presente in ospedale più volte, e è stato per noi importante, forse anche grazie a quelle iniziative, Eccellenza, a quei momenti appunto di condivisione della problematica, di denuncia, e si è arrivati anche a un provvedimento di legge importante, un decreto legge che qualcuno può criticare, però un decreto straordinario che può essere migliorato sicuramente nell'iter parlamentare, ma oggi c'è quel provvedimento. Auspichiamo che quindi, grazie a quel percorso avviato, grazie anche alla sua azione energica e sinergica anche con tutte le istituzioni, possa cambiare anche il futuro dell'ospedale. Al dottor Di Bari sono pervenuti gli auguri di tutti per ancora un più proficuo futuro alla guida del Dipartimento Nazionale degli Interni per le Libertà Civili e l'Immigrazione. Voleva essere questo anche un gesto anche di gratitudine nei confronti del nostro prefetto, che
ha svolto il suo servizio qui nella prefettura di Reggio Calabria per tre anni circa, ma quello che per noi è stato molto bello e significativo è averlo visto presente nel nostro territorio della Locride con interventi costanti, aiutandoci anche, accompagnandoci di fronte alle diverse problematiche che questo territorio ha attraversato in questi tre anni, quindi credo che fosse giusto anche che ci fossero qui i diversi sindaci della Locride per poter esprimere anche questa parola di ringraziamento al nostro prefetto. La sala era stracolma non solo di autorità civili e religiose, ma anche di semplici cittadini. Nel suo giro di incontri e di visite per salutare le varie realtà locali, il prefetto ha visitato anche il santuario di Polsi, un luogo più volte visitato dallo stesso prefetto in questi anni. Non deve essere rituale e basta questo incontro, perché non sempre, tra l'altro, si è svolto, e questo è un ulteriore segno positivo di quello che è stato il tipo di rapporto tra la prefettura e i comuni durante la conduzione del dottor Michele, del prefetto di Bari. Oggi lascio la mia comunità con una, consentitemi, consapevolezza amara. Lascio un territorio più povero, più indebolito, senza grandi speranze di cambiamento. Questi sono i sentimenti che purtroppo albergano nelle nostre comunità. Ecco, io credo che la sinergia istituzionale, così come ci siamo sforzati in questi anni, debba aiutare la nostra gente, i nostri ragazzi a scrivere veramente una pagina nuova su questo territorio. Ci siamo battuti per garantire il diritto alla salute alla nostra gente, per garantire diritti essenziali che vengono tragicamente e atavicamente negati su questo territorio. Ecco, io mi auguro che una nuova classe dirigente, una nuova sinergia istituzionale rappresenti un punto di riferimento per la nostra gente, che fa trasparire in maniera troppo evidente un senso di rassegnazione che deve essere per tutti noi, per le istituzioni, un campanello d'allarme ed un monito a fare uno sforzo ancora maggiore per cambiare le cose. E restiamo ancora sullo stesso argomento, sentiamo le dichiarazioni dello stesso prefetto durante la sua visita. Ecco, è un momento importante, ma non tanto un momento di bilancio, i bilanci non sono nella storia, ma sono momenti in cui le istituzioni, come io ho sempre sostenuto dall'inizio, le istituzioni devono parlarsi in uno spirito di leale collaborazione, anche quando determinati provvedimenti possono non essere condivisi. Però le istituzioni parlano un unico linguaggio, lo dico a voi sindaci, lo dico a me stesso come prefetto, parlano il linguaggio rigoroso della legge. A noi non è dato interpretarle diversamente, a noi non è dato il compito di cambiarle, noi siamo dentro percorsi istituzionali normativi in cui il rigore, la legalità devono essere gli assi portanti se vogliamo credere, dobbiamo credere ad un elemento di democrazia come quello che noi abbiamo vissuto e dobbiamo vivere, soprattutto in questi territori. Tanto più il rigore alla norma viene applicata, tanto più il rigore alla norma è al servizio del più debole. Perché io non ho mai dimenticato che in comuni dove spesso l'ingerenza mafiosa diventa momento importante, chi ne paga più il figlio, le spese, come i soldi, è il debole. Cioè chi è lontano dalla tutela dei propri diritti. E allora a me fa molto piacere che dall'inizio io ho avuto una interlocuzione proficua attraverso l'Associazione dei Sindaci della Locride, perché è un organismo secondo me importante. Coltivatelo, perché nei comuni
soprattutto dove lo spopolamento è un dato di fatto molto serio, lì tanto più c'è bisogno di aggregazione, di collegialità, di un comune sentire, di essere cioè capaci di parlare il linguaggio della unicità dell'ente locale. E l'ente locale oggi ha tante problematiche, da quello finanziario a quello dei diritti della sanità, spesso negati. Io non potrò mai dimenticare che addirittura andammo a fare una riunione anche al comune di Benestare, perché lì era con i medici, con l'ASP, con i rappresentanti dell'ASP dell'epoca, perché lì c'era un problema che riguardava una persona, mi ricordo, che non ave, cui venivano denegati i diritti essenziali alla salute. E quindi noi dobbiamo, io ho cercato di voler poter camminare insieme a tutti voi, però avendo sempre come ultimo obiettivo, primo e ultimo, cioè quello della legalità. E devo essere sincero, nella maggior parte dei sindaci io ho trovato questa disponibilità, l'ho anche scritto nella lettera, non so se l'avete letta, perché è importante che i sindaci, che sono il primo portone che aprono i cittadini sin dalla nascita, attraverso le municipalità, i sindaci sono il campanello di, soprattutto delle piccole comunità. Nelle piccole comunità come i comuni della Locride, le popolazioni, le comunità si rivolgono ai sindaci e nei sindaci trovano l'interlocutore privilegiato per sostenere le ragioni, reclamare i diritti, chiedere efficienza dei servizi che spesso sono assenti. Ecco, allora io dall'inizio ho avuto piena consapevolezza che molti sindaci hanno a cuore la passione, l'entusiasmo di voler vedere progredire l'intera Locride. Certamente è un percorso lunghissimo, difficilissimo, però noi tutti abbiamo tentato insieme di fornire risposte anche concrete al territorio. Le abbiamo fornite per esempio nella sanità, certamente è un punto di partenza, nel contrasto alle vacche sacre, lo abbiamo conferito soprattutto per esempio nello sgombro di determinati beni confiscati assegnati alle municipalità per finalità sociali, e qui ne abbiamo inaugurati tantissimi. E nell'occasione vi dico anche che siete tutti invitati come sindaci, venerdì a Prati alle ore 10, invito ovviamente anche le forze di polizia e il presidente del tribunale e il procuratore o il vescovo, sarà razione materia presente, dove verrà il ministro dell'interno Salvini e nell'occasione consegneremo un bene dalla gestione commissariale di Platì al vescovo di Locri, alla diocesi di Locri, perché poi la diocesi lo affidi alla parrocchia di Platì per creare un oratorio. Ecco. La passione di voi sindaci della Locride, come io ho riscontrato anche in altre aree della città metropolitana, è una passione che nasce proprio dal voler bene alla propria comunità. Come non dimenticare, vero, qualche polemica, ma poi restano i fatti. La realizzazione in 6 mesi del guado di Allaro, dell'Allaro in cui il sindaco è stato con me protagonista, ma anche con il sindaco Candia. Cioè, noi abbiamo voluto che si realizzassero alcune questioni e ci siamo riusciti. Stiamo facendo, il sindaco di Giraccio lo sa, per quella strada riunioni in continuazione, sperando che alla fine qualche risultato positivo possa avvenire. Ma adesso citare tanti comuni dove ci siamo attardati è lungo come elenco, ma non per questo meno intenso rispetto all'amore che noi abbiamo voluto all'intera Locride. Un clero che ha anche dato grande testimonianza di carità cristiana, di cui non va mai sottovalutata la valenza, e che aiuta un po' le comunità a risollevarsi e a riscattarsi, perché tutto questo, se viene fatto, e perché soprattutto in questi territori
noi dobbiamo insieme, come squadra Stato, ma anche come enti locali, fare in modo che la paura e la rassegnazione nelle persone venga quanto prima ribaltata in punti di potenziali elementi positivi di sviluppo e di crescita per le comunità. Torniamo ora invece sulla vicenda giudiziaria che sta interessando il presidente Oliverio e altre importanti personalità politiche della nostra regione. Il GIP infatti ha escluso la detenzione perché i fatti risalgono al 2016. Sentiamo. Una fattispecie corruttiva sarebbe riscontrabile, secondo il GIP di Catanzaro, nelle condotte di Mario Oliverio, Nicola Adamo e Luca Morrone, quando a quest'ultimo venne proposto di dimettersi dal ruolo di presidente del Consiglio Comunale di Cosenza, con la promessa di essere nominato vice sindaco in una futura giunta comunale di centro-sinistra o di ottenere un incarico professionale alla Regione Calabria. Agli atti vi è la telefonata fatta da Nicola Adamo a Mario Oliverio, nella quale il governatore calabrese viene messo al corrente dal compagno di partito delle pattuite presunte condizioni concordate. Il GIP non ha tuttavia emesso le misure richieste dai PM nei confronti di Nicola Adamo, Oliverio e Morrone perché si tratta di soggetti incensurati e perché i fatti risalgono al 2016. Il GIP ha poi ritenuto non configurabile l'esistenza di un'associazione per delinquere di cui il governatore calabrese veniva indicato promotore. In ogni caso, le richieste della magistratura rischiano di riscrivere gli equilibri politici in vista delle elezioni regionali di fine estate. Bancarotta fraudolenta, è questo il reato contestato al sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto. Sentiamo i particolari. Il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, ha ricevuto un avviso conclusione e indagini per bancarotta fraudolenta in relazione al fallimento di una società di cui era amministratore. Secondo l'accusa, dalla società oggetto di indagine, la Ofin SRL fallita nel 2014, sarebbero state distratte a più riprese somme per un totale di oltre 3 milioni di euro. Le indagini sono state condotte dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Cosenza, coordinate dalla Procura. Ricordiamo che giusto qualche giorno fa il sindaco di Cosenza era oggetto di un'altra indagine, dalla quale proprio in queste ore cerca di discolparsi. Con riferimento all'unico capo di imputazione contestato, mi dice nell'avviso di chiusura delle indagini preliminari, secondo cui avrei stretto un patto illecito con l'onorevole Mario Oliverio e con l'ingegnere Luigi Zinno, devo evidenziare come nella stessa imputazione si dia atto che la pretesa utilità indebita, costituente contropartita del presunto patto illecito, consisterebbe nella promessa di un finanziamento per l'esecuzione di un'opera pubblica a vantaggio della città di Cosenza e non già per i miei interessi personali. Commenta così il suo coinvolgimento nell'indagine sul nuovo ospedale, metro e museo alarico, in cui è indagato tra gli altri il presidente della regione Mario Oliverio e per cui il GIP sta smontando l'accusa. Adesso quest'altra tegola avverso il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto. I carabinieri delle compagnie di Catanzaro e Sellia Marina, nel corso di controlli finalizzati alla repressione dei reati inerenti il traffico di sostanze stupefacenti, hanno arrestato e posto ai domiciliari un 32enne di Napoli, già noto alle forze dell'ordine, nella cui abitazione sono stati trovati oltre 600 grammi di droga. I carabinieri della stazione di Santa Maria Zagarise si sono presentati a casa dell'uomo dopo aver notato movimenti sospetti durante la perquisizione. L'uomo, a seguito di esplicito invito, ha consegnato una busta con 14 grammi di marijuana insieme a un bilancino di precisione, un'altra busta con 200 grammi di marijuana per il peso complessivo di 202 grammi. Altri 55 grammi di marijuana sono stati trovati infine in un locale adiacente l'abitazione. E ora passiamo alla sanità, perché dopo il servizio che ha portato alla ribalta le vicende dell'ASP di Reggio Calabria, il dirigente Mesiti si difende dicendo: sono assolutamente estraneo ai fatti in contestazione. Sentiamo i dettagli. Il dottore Pasquale Mesiti ha riferito di essere assolutamente estraneo ai fatti in contestazione e con assoluto spirito di collaborazione con gli organi di giustizia ha chiarito in modo preciso, punto per punto, anche documentalmente, quanto contestato nell'informazione di garanzia notificata.
E quanto hanno reso noto gli avvocati Vincenzo Guglielmo Belvedere del Foro di Cosenza e Emanuele Marando del Foro di Locri, difensore di fiducia del dottore Pasquale Mesiti, che ha reso l'interrogatorio martedì scorso in ordine all'indagine avviata dalla Procura di Locri relativa ad un presunto abuso d'ufficio ipoteticamente perpetrato da alcuni dirigenti aziendali, tra cui il dottore Mesiti, ai danni del Servizio Sanitario Nazionale. I legali del dottore hanno rappresentato come in sede di interrogatorio sia stato precisato principalmente che all'epoca dei fatti il dottore Pasquale Mesiti ricopriva il ruolo di direttore sanitario con limitatissime funzioni di tipo discrezionale, non incidenti circa i fatti per cui lo stesso ad oggi risulta indagato dalla Procura di Locri. La nota, inviata dai legali del dottore Pasquale Mesiti, per come gli stessi scrivono, si rende necessaria alla luce dei recenti servizi apparsi sul programma Mediaset Le Iene, che hanno visto come protagonista il dottore Mesiti, oltremodo lesivi del proprio decoro e della propria reputazione. Non si può dunque esimersi dalla smentita di tali informazioni distorte riportate da Le Iene, la quale redazione è stata già raggiunta da formali diffida di questi difensori. Intendiamo sul punto precisare come Mesiti, continuano i due legali, non sia coinvolto in indagine di alcun tipo, se non in quella per cui ha reso interrogatorio, che peraltro nulla ha a che vedere con le immagini apparse sui servizi delle Iene, ma riguarda presunte violazioni di tipo amministrativo per le quali già sono state fornite adeguate motivazioni che sostengono l'assenza di qualsiasi voglia tipo di responsabilità. E ora qualche istante di pubblicità, a tra poco. Bentornati a questa seconda parte del TG News. Sono stati individuati i dirigenti che dovranno svolgere le funzioni provvisorie di reggenza nelle varie aziende ospedaliere e sanitarie, così come stabilito dal decreto Calabria sulla sanità. Sentiamo. Sono stati individuati i dirigenti chiamati a svolgere le funzioni provvisorie di reggenza delle aziende sanitarie e ospedaliere in base alle disposizioni del decreto Calabria sulla sanità, varato al Consiglio dei Ministri che si è riunito a Reggio Calabria poco prima di Pasqua e diventato operativo lo scorso 30 di aprile. Si tratta di Amalia Maria Carmela De Luca, azienda sanitaria provinciale Catanzaro, Sergio Diego, ASP Cosenza, Maria Pompea Bernadi, ASP Crotone, Elisabetta Rosa Tripodi, ASP Vibo, Adelaide Marsico, azienda ospedaliera Cosenza, Francesco Araniti, grande ospedale metropolitano Reggio, Giuseppe Giuliano, azienda ospedaliera universitaria Mater Domini. La struttura commissariale, come prevede il decreto che detta tempi stringenti, concerterà la nomina dei nuovi direttori generali con la presidenza della regione. Il commissario Saverio Cotticelli e il subcommissario Thomas Schell hanno reso noto di aver chiesto un incontro al presidente della regione Mario Oliverio per trovare un'intesa. Montalbano e i suoi romanzi che diventano realtà, arrestato a Reggio Calabria il ladro di merendine. Sentiamo. Dall'agosto del 2018 nel capoluogo di Reggio si sono verificati circa 20 episodi di danneggiamento e furto aggravato in danno di distributori automatici di snack e bevande dislocati in edifici pubblici, scuole, università, uffici pubblici o privati. I sopralluoghi effettuati dal Gabinetto regionale di Polizia Scientifica hanno rilevato in ben 18 occasioni le stesse impronte digitali lasciate dall'autore dei furti, che è stato identificato per FG, nato a Palermo nel 1988, residente a Reggio Calabria, pluripregiudicato per analoghe fattispecie di reato, che è stato anche riconosciuto attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza di alcuni degli istituti derubati. Di fatto un seriale ladro di merendine che, introducendosi negli edifici nei quali sono installati distributori automatici di snack e bevande, ne scassinava le gettoniere e gli scaffali, impadronendosi delle monete e delle merendine. Lungi dal costituire un danno di lieve entità sia per le società di distribuzione delle apparecchiature che per gli utenti, è stato calcolato che tra i costi di ripristino delle apparecchiature e quelli dei mancati incassi per il fermo macchina, l'attività del ladro di merendine ha provocato un danno economico pari ad almeno 20.000 euro. E ora parliamo del processo Gota con le dichiarazioni rilasciate dal collaboratore di giustizia Maurizio Avola. Nel gruppo di fuoco responsabile dell'omicidio di Scopelliti anche il boss Messina Denaro. Fu Salvo Lima a fornire ogni utile informazione sui movimenti del giudice Scopelliti a Salvatore Ercolano, cugino di Nitto Santa Paola.
è una delle affermazioni rese in videoconferenza dal collaboratore di giustizia di Cosa Nostra, Maurizio Avola, sicario della Cosca Santa Paola, autore di decine di omicidi, sentito nel corso del processo Gota in corso a Reggio Calabria, parlando dell'omicidio del magistrato di Cassazione Antonino Scopelliti. Rispondendo alle domande del procuratore aggiunto della DDA Regina Giuseppe Lombardo, Avola ha anche affermato che oltre a lui, del comando del 9 di agosto 91 a Campo Calabro, quando si uccise Scopelliti, faceva parte anche il boss latitante di Castelvetrano, Matteo Messina Denaro. Avola ha anche riferito dei rapporti intensi tra il clan Santa Paola e il boss dell'andrangheta Paolo De Stefano, che il pentito, ha raccontato, veniva a trovare in Calabria in compagnia di Salvatore Ercolano per discutere di strategie criminali e affari, come l'acquisto in Medio Oriente di una nave carica di hashish. Paolo De Stefano, ha detto Avola, era conosciutissimo e rispettato in Sicilia e godeva della doppia affiliazione di ndranghetista e uomo d'onore di Cosa Nostra. Maurizio Avola è il collaboratore che con le sue dichiarazioni ha dato impulso alle nuove indagini sull'omicidio Scopelliti, per il quale la DDA Regina ha indagato 18 boss di mafia e ndrangheta, tra i quali Messina Denaro. E dopo le solenni celebrazioni per ricordare il 25° anniversario del suo episcopato, Monsignor Bregantini visita la vallata dello Stilaro. Padre Giancarlo a Stilo per presenziare una messa per i suoi 25, per il suo 25° di episcopio. Grazie, Stilo è sempre stata una città d'arte, di cultura, di storia illustre. Grazie a Dio la vedo cresciuta, ha riaperto le chiese, ha aperto il mondo culturale di questa vallata alla realtà ortodossa. L'esperienza di Campanella parla ancora per i suoi libri, i suoi studi, la sua bellezza antica, sempre nuova. Qual è l'emozione che prova stamattina a ritornare in questa bella valle? L'emozione di ammirare la natura, soprattutto i colori e il sole. Non per nulla fu chiamata la città del sole. Ed è bella vederla così, perché il giorno proprio da sole, illuminato, guardi gli occhi alzi, li vedi il consolino, senti il mare dall'altra parte, lo guardi dall'alto, vedi la cattolica, senti queste chiese, senti il calore di questo popolo, anche la fierezza di questo popolo. Sono veramente contento di tornarci. Ci auguriamo che sia una crescita globale, anche economica e sociale, specialmente per i tanti giovani che attendono luce e speranza. Grazie, buona permanenza. Grazie anche a voi, grazie. E credo che è stata una gioia anche per me. I primi passi li ho mossi con voi come sacerdote giovane, ero l'unico in quell'anno che è uscito dal seminario, e quindi grazie davvero a nome di questa comunità, anche delle altre comunità di Bivongi e Pazzano che sono rappresentati, e che questa vallata che voi avete definito vallata dello Stilaro, in quei primi anni in cui siete venuto qui, sta camminando, e soprattutto sta camminando nello spirito dell'unitarietà, al di là delle difficoltà. Credo che ci sia un salto di qualità molto alto, e questo dobbiamo benedire Dio davvero, perché in tanti momenti passati era difficile questo incontro anche tra istituzioni e anche tra enti, però oggi questo cammino si sta portando avanti, e di questo dobbiamo essere grati anche a lei, che sin dai primi momenti in cui lei è venuto in questa zona ha percepito questa vocazione unica di questa vallata, nel senso che ci diceva sempre: non puoi capire Stilo se non capisci Montestella, non puoi capire Montestella se non capisci Bivongi. Cioè la storia ci ha legati, e proprio per questo vogliamo o non vogliamo dobbiamo sempre di più essere unitari, capace di fraternità. In quel lontano 1994, dove è avvenuto un episodio simpaticissimo, quando il Santo Padre Giovanni Paolo II l'ha nominata vescovo della diocesi di Locri-Geraci.
Allora io ricoprivo la carica di amministratore parrocchiale della parrocchia Madre Sestella Ariace Marina e quindi eravamo tutti in apprensione, ma chi è questo vescovo? Chi sarà mai? E c'era, la pagina del giornale Avvenire di Calabria, era allora che noi avevamo come di oggi su un paio di paginette, ha pubblicato una sua foto. Allora aveva qualche capello più bianco, no, più nero, come del resto tutti noi. Quindi. E l'ha pubblicata in bianco e nero quella foto, la barba nera con il nero tutto intorno, era un tutt'uno, non deponeva bene quella foto. Me ne hanno detto molti. Mi ricordo perfettamente. E allora si sono elevate tre voci, di tre presbiteri che eravamo insieme. Il primo presbitero dice, guardando la foto dalla faccia, non mi ispira molta fiducia, non mi ispira aria di pace. La seconda voce dice, Bregantini sarà un brigante. Ora, dalle nostre parti, brigante non depone bene come nome. Finalmente si eleva la terza voce del terzo presbitero, che per me è stata profetica, e disse così. L'ho scritta perché la voglio citare testualmente. Disse, Bregantini sarà un brigante di Dio. A teatro con mamma, il comune di Caulonia ha coinvolto i piccoli della scuola dell'infanzia per festeggiare le mamme. Sentiamo. L'amministrazione comunale di Caulonia, guidata dal sindaco Caterina Belcastro, in occasione della festa della mamma ha organizzato per tutti i bambini della scuola dell'infanzia uno spettacolo di burattini dal titolo Pulcinella fa un pasticcio, un evento realizzato in collaborazione con il teatro Fuori Squadro. L'obiettivo dell'amministrazione comunale con questa iniziativa dal tema Mamma ti porta al teatro è duplice. Intanto riservare una particolare attenzione ai bambini dell'infanzia, cioè ai bambini della fascia d'età da 3 ai 6 anni e inoltre quello di farlo in un'occasione particolare, cioè la ricorrenza della festa della mamma. In questa occasione i bambini hanno portato all'auditorium, quindi a teatro, le proprie mamme per omaggiarle proprio in occasione della loro festa. Sarà uno spettacolo, quello dei burattini, che si è realizzato grazie alla collaborazione del Teatro Fuori Squadro, sarà uno spettacolo unico, straordinario, ma sicuramente un'occasione per i bambini da non dimenticare per tutta la vita. L'iniziativa Teatro con Mamma si è svolta all'Auditorium Comunale Casa della Pace Angelo Frammartino ieri mattina. L'idea, hanno fatto sapere infatti dall'organizzazione, è quella di omaggiare le proprie mamme nella giornata a loro dedicata. Particolare attenzione dunque ai più piccoli attraverso un'iniziativa che rappresenta un'ulteriore occasione di incontro, di partecipazione e di coinvolgimento della comunità caoloniese. Partita praticamente l'idea di fare in modo che i bambini invitassero le mamme per la festa, per la loro festa, per la festa della mamma, appunto a vedere una commedia dei burattini. È nata questa idea perché l'idea era quella di creare un momento in cui le mamme stessero insieme ai propri bambini, quindi guardando anche una commedia divertente. È stata organizzata in collaborazione col Teatro Fuori Squadro e questa commedia è stata scritta praticamente da Francesco D'Aquino. Sento a tutti quanti e per questo amici ne ho pure tanti. Vestito son di più colori, sempre alla conquista di nuovi amori. Il mio costume per questo è appariscente, per richiamare a sé tanta gente. Contenta son di giocare come un bambino, se ancora mi conoscete io sono Arlecchino.
E siamo all'agenda. Domani, venerdì 10, a Siderno, a partire dalle ore 16, il movimento spontaneo per la salvaguardia ambientale Movimundi fa tappa in piazza Porto Salvo per una serie di iniziative pro pianeta. Sempre domani, ore 18, a Gioiosa Ionica, presso la sala delle adunanze di Palazzo Amaduri, avrà luogo la presentazione del libro Corrado Alvaro e il cinema, una magnifica ossessione. Sabato 11, a partire dalle ore 9, presso l'Aula Magna del Liceo Artistico di Siderno, la presentazione delle opere realizzate durante l'iniziativa Puliamo il Bosco. Sempre sabato 11, ore 9, presso l'Istituto Comprensivo Coluccio Filocamo di Roccella Ionica, il campionato provinciale Under 16 di scacchi. Sabato alle 9.30 presso l'Oratorio Don Bosco di Monasterace si terrà l'annuale edizione di Pompieropoli. Domenica 12 maggio a Locri si festeggerà la festa della mamma nello spazio gioco e in piazza dei martiri con l'arte, la musica, attività per la gravidanza, fotografia e lo sport insieme alle associazioni del territorio e agli artisti della Locride, oltre che la collaborazione del personale dell'ospedale di Locri e dei consultori familiari. Domenica 12 maggio ore 17 presso l'ex convento dei Minimi di Roccella Ionica in occasione dei 40 anni della fondazione della FIDAPA si terrà un breve momento di riflessione dal titolo Ieri e Oggi, riflessioni, e poi a seguire Giuseppe Varano e il trio Ausonia in concerto. Giovedì 16 maggio dalle ore 8.30 alle 12.30 presso il campo da calcio Ninetto Muscolo, sempre a Roccella Ionica, l'evento Corsa contro la fame con il coinvolgimento di 200 alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado dell'Istituto Coluccio Filocamo di Roccella. E infine il 26 maggio alle ore 10 Bruno Panuzzo proietterà al cinema Vittoria di Locri 100. E ora andiamo a guardare insieme le prime pagine dei giornali calabresi. Riprendiamo la linea dallo studio della rassegna stampa, il momento delle prime pagine dei quotidiani calabresi. Iniziamo da Gazzetta del Sud. Oliverio, il PM voleva l'arresto. Le inchieste rischiano di aprire nuovi scenari in vista delle elezioni regionali. Il GIP ha ritenuto provato un episodio di presunta corruzione, ma ha escluso la detenzione perché i fatti risalgono al 2016. Tre notizie nel taglio alto, la prima riguarda Reggio Calabria, rifiuti, arrivano tariffe e tensioni, caos sugli impianti. E poi ancora Consiglio dei Ministri, la notizia del giorno, commissariato per mafia il comune di Stilo, la decisione nella seduta di ieri del Consiglio dei Ministri. Reggio Calabria, la crisi della sanità, Istituto Clinico De Blasi al bivio, licenziamento o fallimento per quanto riguarda l'Istituto Clinico De Blasi a Reggio Calabria. Andiamo ad occuparci della fotonotizia. Porto di Gioia Tauro, incidente per la MSC Martina, una nave sversa 100 litri di gasolio in mare. E poi ancora Reggio, siamo già a spalla, città assediata dall'amianto, la bonifica non è mai partita. Ad Oppito Mamertina, Giuseppina Barca temporaneamente incapace di intendere, la perizia sulla donna che ha confessato l'omicidio di Rocco Cutri al culmine di una vita di violenze. E poi a Stignano, l'omicidio ieri no, per quanto riguarda la giudiziaria in primo piano per quanto concerne ancora Gazzetta del Sud. Andiamo ad occuparci subito del quotidiano e completiamo. Cosenza, appalti, i PM avevano chiesto l'arresto. Il GIP ha ridimensionato le accuse non riconoscendo l'associazione a delinquere. Anche Oliverio, Adame e Occhiuto hanno rischiato la misura cautelare. Ecco perché non è successo. E poi i temi della sanità, il governo boccia l'integrazione, impugnerà la legge regionale sulla fusione degli ospedali. Sul decreto speciale Oliverio e Cotticelli oggi alla Camera. Vedete il ministro della Sanità Giulia Grillo. A San Demetrio Corone, l'atteso giorno del principe Alberto, sarà grande festa. La cittadinanza onoraria, il legame con i Grimaldi risale al 1313. E poi Reggio, io figlio di un boss, vi dico perché mi sono dissociato. Il primo arresto a 17 anni, toccanti incontro con gli studenti. Enti locale e infiltrazione, sciolto il Consiglio Comunale di Stilo, vedete domina in prima pagina la notizia.
decisione del Consiglio dei Ministri dopo la relazione della Commissione. Il sindaco Miriello: noi amministratori, dice, abbiamo la coscienza a posto, annunciato intanto il ricorso. Altre due notizie, clan al nord per la cronaca, il boss di Buccinasco e il mediatore di Isola D'Alfonso e l'ascesa grazie alla famiglia di Platì. A decollatura invece arrestato direttore delle poste, 132.000 euro spillati ai clienti. Ci fermiamo qui perché non ci sono altre notizie nelle prime pagine dei quotidiani calabresi per quanto riguardava naturalmente le prime pagine delle testate più importanti. Restituiamo la linea alla nostra redazione, vi ringraziamo per il gentilissimo ascolto. E ora uno sguardo al meteo. Sarà una giornata all'insegna della variabilità, atteso un peggioramento dal tardo pomeriggio in tutta la Calabria con possibili piogge, intanto le temperature si mantengono sotto i 18 gradi. Grazie per l'attenzione. E per questa edizione è tutto, grazie per averci seguiti. Riepilogo. Infiltrazioni mafiose nel comune di Stilo, il Consiglio dei Ministri ne dispone lo scioglimento. Reggio Calabria, due misure di custodia cautelare eseguite dalla Guardia di Finanza, i reati sono associazione a delinquere finalizzata alla bancarotta e riciclaggio. La Locride saluta Michele di Bari, tante le autorità civili e religiose ma anche semplici cittadini presenti all'incontro con il prefetto. Le vicende dell'ASP di Reggio Calabria portate alla ribalta nel programma Le Iene provocano la reazione di Mesiti, sono assolutamente estraneo ai fatti in contestazione. Montalbano diventa realtà, arrestato a Reggio Calabria il ladro di merendine. Processo Gotha, parla il collaboratore di giustizia Maurizio Avola, nel gruppo di fuoco anche il boss Messina Denaro.